Ed eccoci ritrovati ancora una volta nei nostri studi di Palermo. Siamo dentro la redazione del moderatore.it in compagnia del nostro vicepresidente e assessore all'economia, il nostro onorevole Gaetano Armao, che giunge direi anche puntualissimo, perché questa diretta doveva iniziare alle 15, siano le 15 e qualche minutino. Ha fatto le corse il nostro buon vicepresidente, perché in anteprima ci dirà cosa è successo alla Corte dei Conti su questa parifica, e so che il nostro pubblico è molto attento e anche molto curioso, perché in queste giornate è successo di tutto di più. Sono usciti molti comunicati che comunque facevano un po' confondere la nostra comunità siciliana. Chi confondeva la finanziaria diciamo con quella impugnativa arrivata da Roma rispetto a quello che è il bilancio, la parifica di bilancio che stamane diciamo è discusso lì alla Corte dei Conti. Allora, vogliamo fare precisione e dare in anteprima questo comunicato? Sì, allora intanto nella lettura dei numeri spesso si cimentano personaggi che cercano solo di raggiungere obiettivi politici che non c'entrano nulla con i numeri, ma siccome i numeri sono argomenti ostinati, diceva qualcuno, i numeri poi alla fine tornano e vanno verificati, analizzati e soprattutto vanno posti in equilibrio. Per quanto concerne oggi sono intervenuti due fatti importanti. Uno, ieri sera il Consiglio dei Ministri, che è stato comunicato nel dettaglio questa mattina, e poi questa mattina è intervenuta anche la parifica della Corte dei Conti. Qualcuno diceva non, il rendiconto non sarà parificato, invece il rendiconto, come avevamo preannunciato, è stato parificato. Per quanto invece riguarda la legge di bilancio e la legge di stabilità, sono due leggi che camminano insieme, anche lì c'erano delle vestali che prefiguravano scenari apocalittici, avremmo avuto 46 impugnative, 46 articoli impugnati, tutto devastato, la fantasia finanziaria si affondava. D'altronde sono quelli che giocano a tanto peggio tanto meglio. Io penso alla irresponsabilità di certi politici che invece di remare pur in modo distinto verso la fuoriuscita dalla crisi della Sicilia, pensano al tanto peggio tanto meglio, considerando di poter coprire le vergogne che hanno riservato ai siciliani per 5 anni con il governo Crocetta, sostenuto dal PD, ecco, diciamo, da Italia Viva, cioè da tutti quelli che diciamo, oggi lanciano strali che poi finiscono in acqua, non raggiungendo alcun obiettivo. Mentre invece su 46 prospettazioni, che sono pur legittime nel dialogo e nel confronto tra Stato e Regione, su 46 dubbi di costituzionalità, solo per 10 articoli si è rinvenuta l'impugnativa, su 122 articoli tra legge di stabilità e legge di bilancio, quindi neanche il 10% delle norme esaminate, e sono ad eccezione purtroppo di una norma alla quale il governo era molto legato, che aveva spinto, col collega Scavone si era spinto molto in avanti entrambi, e col presidente, con tutti, per cercare di far andare avanti questa normativa su IASU, purtroppo è aggiunta l'impugnativa. E a quel punto vedremo di instaurare subito un approfondimento col governo nazionale per risolvere il problema. No, scusami, concludo. Sì. Gli altri 9 articoli, che sono tutti sostanzialmente di promozione parlamentare, riguardano profili minori, 6-7 attengono a materia sanitaria, la cannabis terapeutica e altre cose che magari erano pure plausibili, ma purtroppo non hanno passato il vaglio di costituzionalità. Per il resto, l'impianto finanziario della legge di stabilità e della legge di bilancio è stato sostanzialmente condiviso, con dei adeguamenti che faremo, ma insomma assolutamente marginali, un rapporto straordinariamente
positivo tra governo regionale e governo nazionale. Allora, per fare anche precisione su una serie di cose, il primo, non è che è la prima volta che diciamo, arriva un'impugnativa su articoli di una finanziaria. Ma, durante il governo Crocetta le finanziarie sono andate al 40, al 50%. 50%. Io come qualcuno parli, non ho, però sai, in politica ci sta anche c'è un solo obiettivo, far dimenticare il passato e cercare di dire che il futuro sarà migliore. Miglior presente. Perché, esatto. Esatto. Però l'altra, per fare chiarezza su un altro punto, che la non stabilizzazione in questo momento dell'ASU non è un'esclusione totale definitiva. No, no, difatti è uno stop, perché purtroppo è uno stop. Lo stop arriva. Ma l'impegno del governo regionale è pieno per risolvere la questione. Ho sentito, mentre ero in macchina, venivo qui dopo la parifica, ho sentito l'assessore Scavone che mi ha confermato l'intendimento di interloquire direttamente col Ministero del Lavoro. Per quanto sarà di mia competenza, interloquirò col Ministero dell'Economia e delle Finanze per conseguire questo obiettivo a cui migliaia di lavoratori che da anni, anzi da decenni, lavorano per la pubblica amministrazione hanno assolutamente diritto. Quindi lavorare insieme. Ecco, su questo non credo che ci sia da fare molta politica, su questo c'è da mettersi a lavorare. Però c'è chi strumentalizza questa occasione. A meno che chi voglia strumentalizzare, ma gli strumentalizzatori è pieno il mondo. Ci vedo del cattivo in questo, perché significa giocare col sentimento con la pelle delle persone. Con la pelle delle persone che in questo momento stanno soffrendo davvero, eppure tanto. Allora, questa parifica arriva. Cosa succederà allora nei prossimi giorni? Intanto ci sarà un'accelerazione su, per quanto riguarda tutte le azioni del governo? La parifica poi viene seguita da una legge regionale. Ci sono alcune partite che come assessorato non condividiamo, per cui ci siamo riservati un approfondimento per valutare su queste singole partite, non sulla parifica che è a nostro favore ovviamente, ma su queste singole partite se non sia opportuno o interporre una impugnativa, però diciamo, su questo valuteremo, sentirà la ragione generale, ovviamente parleremo col Presidente, ma insomma l'impianto del rendiconto è stato parificato e pertanto si va avanti nella attuazione di una difficile iniziativa di contemperare da un lato spendere più possibile per dare risposte a chi, ai nostri cittadini, soprattutto a chi è in maggiori difficoltà, ha bisogno di sostegni, ristori, finanziamenti, crediti, agevolazioni, e nel contempo tenere però i conti in equilibrio. Quindi è in una regione che abbiamo trovato in una situazione finanziaria poco più che drammatica e che quindi abbiamo dovuto, purtroppo però non si vive scaricando sul passato, si vive gestendo e assumendosi la responsabilità. Ci siamo assunti la responsabilità, siamo andati avanti, siamo alla quarta misura di bilancio che viene approvata dal governo nazionale, che trova applicazione, tra tante difficoltà, perché la situazione è difficile, però si va avanti guardando al futuro e soprattutto creando le condizioni perché le enormi risorse che arriveranno con il piano nazionale di resilienza e ripresa possono avere una destinazione importante per lo sviluppo, per la crescita e per dare un futuro ai nostri figli. Non a caso il programma europeo si denomina Next Generation EU, cioè la prossima generazione di europei che dovrà non solo poter lavorare, poter farsi una famiglia, poter avviare un'impresa, uno studio professionale, un'attività artigianale, un bar, ma dovrà anche assumere le redini della nostra collettività e guardare al futuro. Assessore, ieri nella terza puntata di Esterrefatto, il nuovo programma di produzione Panastudio, abbiamo avuto ospite. Sì, mi ha parlato. Abbiamo avuto ospite Roberto La Galla. Sì. Con lui, siccome sono nate delle contestazioni esterne riguardo pagamenti della formazione che non arrivano, ieri l'assessore diceva purtroppo c'è stato un ulteriore ritardo nella finanziaria e soprattutto nella reiscrizione degli attivi e passivi in bilancio, e quindi un ritardo ulteriore, quando invece in un momento così delicato che quello pandemico dovevamo invece avere un'accelerazione maggiore per garantire quello che poteva essere. Questo l'ho detto anche al Ministro dell'Economia per iscritto e continuo a ribadirlo. Certe regole contabili che dobbiamo rispettare finché ci sono, perché sono regole nazionali che si applicano anche alla Sicilia, che vanno bene in momenti ordinari, bisogna avere il coraggio e la responsabilità di capire che non possono applicarsi in momenti drammatici come questo.
questa acuta tendenza al controllo contabile, alle verifiche che non si concilia col bisogno delle persone, è un'antinomia, una contraddizione che bisogna superare subito, subito. Io l'ho chiesto al Ministro, lo richiederemo a viva voce, basta per un anno con regole contabili così occhiute che bloccano tutto, diamo quello che dobbiamo dare rispettando le regole fondamentali e ripristiniamo tra un anno tutti questi meccanismi, controlli, sottocontrolli e vicecontrolli che complicano normalmente il tutto e nel frattempo com'è? Mentre i medici studiano, un malato muore. E quindi qua continuiamo a studiare tra medici, contabili, tutti esperti di cose straordinarie e poi nel frattempo il paese va a gambe all'aria. Questo non lo possiamo consentire, ecco perché purtroppo finché ci sono queste regole le dobbiamo rispettare. A me piacerebbe molto con un colpo di penna dire che per il 2021 si sospendono le norme del 118 che vanno dall'articolo X all'articolo Y. Purtroppo non lo possiamo fare, sarebbe molto utile per i nostri cittadini, è venuto il tempo che il governo nazionale si assuma la responsabilità per alcune aree del paese che soffrono più di altre, di sospendere alcuni vincoli, alcune farraginosità che, ripeto, in tempi ordinari si possono pure fare, in tempi difficili non si possono fare. È come uno studente universitario, però abbiamo tanti studenti che stanno preparando le materie, no? O addirittura la laurea. Ecco, bene, quando io ero vicino agli esami, certo, facevo un po' di attività fisica, di sport, ma 10 giorni prima dell'esame non avevi tempo neanche di pensare. Quindi, ecco, allora, cioè, non puoi far finta che il tempo sia una variabile indipendente. Ci sono tempi per una cosa e tempi per un'altra. Ecco, non possiamo applicare regole troppo chiuse in un momento così difficile. Mi pare che il patto di stabilità per i comuni è stato stoppato in questo periodo. Prova ne è, ma addirittura a livello europeo. L'Europa ha sospeso il rispetto del cosiddetto patto di stabilità e convergenza. Proprio perché si comprende che in certi momenti certe regole sono inapplicabili. Purtroppo abbiamo un Moloch che si chiama Ragioneria Generale dello Stato che, d'altronde, attenzione, non sono persone cattive, fanno il loro lavoro. Loro dicono, per noi le regole sono queste, si applicano, e io sto dalla mattina alla sera lì a verificare, perché questo è il mio lavoro. Ma è evidente che quello è il suo lavoro, però se non chi governa la complessità non si rende conto che c'è un momento in cui certe cose vanno attenuate, perché bisogna concentrarsi su altre, si va a sbattere. Ecco, io su questo spero che anche lì, che le forze politiche tutte, non è una questione né di destra né di sinistra, è una questione di cervello, né una cosa mia, ci mancherebbe, questa è una cosa di raziocinio. Ma quanto fiducia hai in questa operazione, cioè di questo rapporto col governo per veramente guarda stoppare? Il rapporto col governo nazionale è eccellente, io devo dire, col ministro Gelmini, col ministro Carfagna, con lo stesso ministro Franco, col vice ministro Castelli, col sottosegretario Sartore, il rapporto è eccellente. C'è sintonia. Sì, abbiamo, interloquiamo. D'altronde, attenzione, la ragione generale, per tornare a quei simpatici signori che stanno dentro una che sono non più a caso dentro stanze totalmente grigie. Cioè non c'è il bianco, il grigio. Ma sono grigie davvero? Tutto grigio. Okay. La ragione generale è tutto grigio. Non a caso, è tutto, proprio tutto. Tetto, muri. E quindi anche la testa. È tutto grigio. Ecco, dentro questo grande grigio, sono simpatici e molti sono amici, quindi tra l'altro io insegno contabilità pubblica, quindi queste cose e poi quotidiano è proprio questo, cioè è giusto che facciano così, attenzione, nessuna demonizzazione, fanno bene a fare così, però chi detta le regole deve dire a un certo punto fermati. Bene, la ragione generale che ci aveva detto, le leggi siciliane di bilancio e di stabilità, 46 impugnative, 46, quindi se non avessimo avuto un'interlocuzione come abbiamo avuto anche con il governo Conte 1 e Conte 2, attenzione, cioè qui devo dire col governo nazionale, il governo Musumeci ha sempre intrattenuto, grazie ai rapporti del Presidente, grazie a quello che ho potuto fare anche io, sempre rapporti leali, istituzionali, senza cercare, diciamo, col cappello in mano l'ammiccamento, in modo molto leale abbiamo tenuto rapporti con Roma. Bene, Roma questa volta ci ha detto, la ragioneria 46, risultato 10, questo un dato vuol dire che il negoziato che abbiamo condotto qualche pomeriggio fa, abbiamo passato 5 ore di riunione con i vari ministeri per addivenire a questa quadra della normativa che ci ha consentito di scongiurare un'impugnativa così a tappeto. È frutto di un negoziato, ma è frutto soprattutto
di una lealtà istituzionale e di un rapporto con i ministeri e col ministro Gelmini, per tutti, di grandissima lealtà e correttezza. Certo, ma sai, se quel giorno che racconteremo, magari attraverso anche le nostre stesse telecamere, attraverso la nostra redazione, che il nostro vicepresidente assessore all'economia Armao è riuscito in qualche modo a sburocratizzare, ad accelerare tutti questi processi che comunque fanno male non solo alla Sicilia, fanno male a tutto il problema qual è? Che fino a qualche anno fa... Ma veramente ti daremo, certo, dell'eroe, perché, ma vedi, perché è fondamentale... Il tema è che non abbiamo su questi settori, non c'è competenza legislativa. Cioè, dove è possibile semplificare con norma regionale, interveniamo, no? Quindi interveniamo con una norma. Cambiamo, come abbiamo fatto con la ragioneria, alcuni controlli di ragioneria li abbiamo ridotti al massimo per evitare farragini amministrative. Ma dove possiamo intervenire? Noi interveniamo, ma il 118, che è il decreto legislativo che regola la contabilità pubblica, è tutto di competenza statale, con la conseguenza che quindi o è lo Stato che interviene in materia o noi non purtroppo non possiamo fare altro che chiedere al governo nazionale di intervenire. Ti do un caso e riguarda i tanti comuni. Noi abbiamo quasi 400 comuni in Sicilia e la gran parte soffre terribilmente. Solidarietà ai sindaci, ai consigli comunali, ai presidenti dei consigli comunali, salti mortali, che fanno salti mortali per quattro soldi di indennità che prendono, ma solo per amore della loro comunità. Bene, grazie. Io ho scritto al Ministro dell'Economia dicendo: guarda, il computo che voi fate del cosiddetto fondo per crediti di dubbia esigibilità, è una cosa, non entriamo nel dettaglio perché si annoierebbero i nostri telespettatori, comunque un fondo che si fa per prevenire eventuali dissesti, è così pesante, è così involgente il bilancio che porti al dissesto la gran parte dei comuni. Ho scritto a Roma dicendo: signori, queste norme non consentono ai comuni di fare i bilanci, non si può andare avanti in questo modo, anche su interlocuzione diretta con l'ANCI, con i tanti comuni siciliani, tanti sindaci, il presidente dell'ANCI Orlando. Bene, il ministro ha dato mandato alla ragioneria di affrontare la questione, la ragioneria ha detto che si tratta di questioni insormontabili, cioè loro non riescono a dare un minimo di spazio vitale alla interlocuzione se non modificando le regole. Allora a questo punto il governo intervenga, perché così, altro che recovery fund, altro che PNRR, altro che miracolo italiano del 2022, 23, 24, fino al 26 che ci aspettiamo, perché qui nel frattempo i comuni saranno morti, la regione soffrirà terribilmente, di conseguenza le imprese, i cittadini, quindi tutti nel frattempo non so, i soldi si potranno spendere con l'elicottero buttandoli così, ma non certamente utilizzando le amministrazioni per spenderli in modo efficace. Ma anche per regolamentare un po' tutto quello che si dice sui social network, soprattutto molti pensano che con lo statuto speciale che abbiamo noi potevamo anche in questo caso bypassare il problema della legge di Stato. Allora vogliamo chiarire questo fatto, cioè lo statuto noi è chiaramente uno strumento molto importante per la Sicilia, ma non è, come dire, la chiave per risolvere tutti i problemi, è così? No, lo statuto dà competenze legislative primarie in materie importanti. Ma legislative, non certamente subito. No, ma anche amministrative, ma in materie importanti, ma non purtroppo nella contabilità pubblica o ad esempio in materia urbanistica su alcune questioni concernenti per esempio i condoni o altre. Cioè ci sono orientamenti della giurisprudenza costituzionale per alcuni versi e anche interventi costituzionali di modifica, penso a quelli intervenuti nel 2012, che hanno in qualche modo, proprio per consentire all'Italia di rispettare anche gli accordi di tipo europeo, hanno progressivamente spostato la competenza a livello nazionale ed europeo, non consentendo deroghe di alcun tipo. Questo purtroppo sono regole d'ingaggio, chi ci vuole stare sono queste, chi non ci vuole stare non può che chiederne la modifica. Noi ci stiamo tentando, in alcuni casi ci siamo riusciti, come con il ripianamento del disavanzo, in altri purtroppo è più difficile. Ma no, ecco, quello che manca della classe dirigente siciliana, questo lo posso dire, a differenza di quella nazionale che in questo momento sta facendo, nonostante se le dicano, però poi alla fine fa massa critica, quello che devo dire manca, e questo è veramente avvilente da parte mia in alcuni casi, no, manca l'interlocuzione con le opposizioni per molti versi, cioè si trovano alcune volte le opposizioni sorde a discutere positivamente di queste cose, mentre oggi vorrei fare un appello non tanto a volemos bene o facciamo, non è questo il problema, è una fase così cruciale per il futuro dei nostri figli che in questo momento, ad eccezione delle cose che ovviamente
ci si deve dire perché non vanno, ma ad eccezione di quelle di fare massa critica e ottenere risultati per la Sicilia, per la Sicilia. Non per il partito X o Y. A proposito dei partiti X ed Y, abbiamo pure letto qualche comunicato di qualche collega tua, caro Gaetano, caro professore della Caronia, che in una nota dice questi 10 articoli impugnate. Ha parlato, dice che come fa a dare colpa al Parlamento perché erano... Io non ho dato nessuna colpa. Ecco, vogliamo dire un po' queste nuove cose. Marianna Caronia è persona di... è una guerriera. Di equilibrio, quindi non capisco, probabilmente è sfuggita la penna. Ma certamente io non ho dato responsabilità al Parlamento, ho solo rilevato che la gran parte delle norme sono di origine parlamentare e non governativa. Non credo che ci sia in questo un penalizzare colpa di questo o colpa di quello. È chiaro che le norme di matrice governativa sono norme che di solito hanno una gestazione più lunga, quindi sono norme che passano prima dagli uffici regionali, poi arrivano in giunta e sono ulteriormente ponderate, poi vanno in commissione bilancio e vengono ponderate ulteriormente, poi arrivano in aula e vengono riponderate, anche con il contributo fattivo dei parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, ne viene fuori un risultato. L'emendamento che arriva in aula all'ultimo momento e che alcune volte riesce a arrivare in legge, è chiaro che ha una ponderazione minore anche da parte degli uffici dell'Assemblea. E spesso non è fatto apposta. Quindi è più a rischio di un'impugnativa. Quindi io non sto facendo nessuna distinzione di chi è più bravo o meno bravo, ci mancherebbe. E nemmeno colpa. Non c'è colpa di nessuno. Quella su IASU non è colpa di nessuno, lo Stato ritiene che sia competenza sua e non nostra fare queste cose, ma su questo dobbiamo lavorare insieme, e se è competenza dello Stato dobbiamo pretendere dallo Stato che esso intervenga, come stiamo cercando di fare con i PIP, no? Lavorando su tavoli, su interlocuzioni e non lanciando strali che non servono a nessuno. Mentre per le altre erano norme, credo, per quanto rispettabilissime, ma norme minori, quindi il senso della mia dichiarazione era: il grosso della manovra tiene nessun tipo di amputazione, e quindi credo che l'onorevole Caronia, forse se guardasse meglio la dichiarazione, probabilmente non avrebbe fatto la sua, ma in ogni caso avremo modo di parlarci, perché anche direttamente che il rapporto comunque è molto, sì, è molto tranquillo. Leale, caro professore, allora tornando al discorso di finanziaria, io vorrei dare in questo nostro appuntamento di face to face una sorta di, come dire, di incoraggiamento a chi ci sta ascoltando, perché comunque un freno burocratico c'è, assolutamente, c'è a tutt'oggi, e quindi non possiamo dire... Ed è cruciale, ed è, dobbiamo giorno per giorno, perché vedi, le riforme, Albert Schirchmann, un importante premio Nobel per l'economia, qualche anno fa scriveva un libro dal titolo Come far passare le riforme. Vedete, quando vi dicono fatta la riforma del, solo perché è stata approvata la legge, stanno dicendo una verità assai parziale, nel senso che le riforme vanno fatte passare, cioè devono diventare vive nella società, non devono essere scritte su una gazzetta ufficiale, perché quelle non sono riforme, sono le precondizioni di una riforma. Vedete, la riforma dell'amministrazione è una riforma che deve diventare vita concreta, vita vissuta. I cittadini devono sapere i diritti che hanno nei confronti del burocrate che hanno davanti, che non è un nemico, ma è anche uno che lavora meglio se gli si chiede di più, no? E se lui sa che chi ha davanti gli può chiedere di più. Quindi le riforme burocratiche e amministrative vanno perfezionate, alcune semplificazioni sono in corso di esame da parte della Camera e del Senato, altre le abbiamo già fatte e le stiamo inverando e attuando ancora di più. Il tema è che sull'amministrazione ci vuole un monitoraggio continuo per renderla sempre più efficiente, sempre più capace di dare risposte. Poi è chiaro che il lockdown, il lavoro a distanza non hanno agevolato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, che andrebbe essere rilanciato, perfezionato, rafforzato. Ma tornando a un discorso più nazionale che regionale, però sappiamo che tu tra l'altro hai ricevuto nuovi incarichi, insomma, il nostro professore io le chiamo responsabilità. Sono incarichi importanti che comunque devono essere anche un fiore all'occhiello della nostra Sicilia, perché quando un uomo della nostra Sicilia, che è già un amministratore
quale sei tu, riceve un incarico nazionale o in Europa, è una garanzia ulteriore. È la Sicilia che ha un peso politico. La Sicilia è in queste condizioni perché purtroppo ha pesato poco in Europa, ha pesato poco a Roma, e deve pesare di più. E più pesa, più riesce a orientare. Perché vedete, poi le altre regioni d'Italia, o le altre regioni d'Europa, o gli altri stati europei, nei tavoli dove si decide, ci stanno e ci stanno e come. Quindi essere assenti, poco rappresentati o poco incisivi, poi porta a una marginalizzazione della nostra terra. Durante i 5 anni della gestione della precedente legislatura, la Sicilia a Roma, ma hanno detto i presidenti del PD delle altre regioni, ridevano. Certo. Non esisteva, questo lo direi a tutti coloro che ancora oggi pensano di spiegarci come bisogna amministrare, non essendo memori di quello che hanno vissuto o che hanno consentito si vivesse, perché alcuni sono molto bravi, io li stimo. La cosa grave non è che abbiano fatto parte di una compagine governativa che ha sostenuto Crocetta, perché questo può capitare, ma il problema è che persone intelligenti e capaci abbiano consentito questo scempio dell'amministrazione e questo scempio della Sicilia a Roma. A Roma la Sicilia non esisteva più, non contava più niente, non avevamo neanche una commissione nella quale si decideva che noi potevamo guidare nel senso più assoluto di tutti. Adesso guidiamo due commissioni, siamo l'unica regione che ha guida due commissioni. Mi pare giustizia. Una è la commissione immigrazione, che è presieduta dall'assessore Scavone, e l'altra, molto importante, è questa responsabilità che mi è stata data, ma sono stati i presidenti delle altre regioni che hanno ritenuto che la Sicilia, che io potessi seguire tutte le altre regioni italiane sui temi europei, sui temi internazionali, ma soprattutto sul PNRR e quindi sul Piano Nazionale di Resilienza. Questo vuol dire che la Sicilia ha ottenuto e ricevuto credibilità. Siamo riusciti ad avere due postazioni all'interno del Comitato Europeo delle Regioni, col Presidente Musumeci ed io, che vuol dire essere presenti a Bruxelles e pesare nelle scelte, spingere per esempio perché la Commissione Europea dica sì al ponte, spingere perché si intervenga su una gestione che non sia centralistica da parte del governo nazionale del PNRR, ma che invece guardi alle regioni e consente alle regioni di dire la loro, perché la Sicilia deve avere tanto dal PNRR, dobbiamo ottenere il più possibile, perché non basta più un treno così, e quindi la Sicilia deve battere i pugni e nelle sedi opportune fare massa critica, perché prima viene la Sicilia e poi viene tutto il resto, poi vengono i governi, le opposizioni, i partiti, tutto rispettabilissimo, giusto. Ma prima devono venire le ragioni della Sicilia e dei siciliani in un momento cruciale come questo. Ma in questo momento il tuo assessorato insieme al governo Musumeci sta organizzando comunque un cosiddetto tavolo tecnico, una regia, certo, insomma, per poter pianificare. Assolutamente, bene. Ma ci sono misure. Siamo riusciti, per esempio, col ministro Carfagna, altra persona con la quale si lavora benissimo e che è molto attenta alla Sicilia. Abbiamo affrontato insieme qualche giorno fa a Messina il tema della baraccopoli, che sta finalmente per essere affrontato e risolto dopo decenni su decenni di abbandono assoluto. Ebbene, stiamo lavorando con 100 milioni di euro che sono stati dati per risolvere il problema dei fondi sviluppo e coesione, che la Sicilia non aveva già, quindi non utilizzando già i fondi assegnati, ma mettendo fondi in più. E poi abbiamo ottenuto 250 milioni di euro per interventi di sostegno, ma soprattutto per finanziamenti agevolati nei confronti delle imprese, per consentire l'accesso al credito sia per le imprese che possono accedere al credito, che quindi avranno un fondo perduto di accompagnamento fino a 100.000 euro, ma soprattutto per le imprese che non possono accedere al credito, che avranno una possibilità di accedere al credito fino a 300.000 euro con un fondo perduto consistente. Questo è operato da IRFIS. Quindi in parte 100 milioni li orienteremo. Da quando? Sono pronti. Allora, 80 milioni partono entro il 20 luglio. 80 milioni di euro che sono dati da finanziamenti fino a 25.000 euro, con un 7.000 euro di fondo perduto, e questi partiranno per le microimprese e partiranno subito. Sono 80 milioni gestiti tramite. Ma c'è un ambito preciso, commercio, artigianato? No, anche libere professioni. Anche libere professioni. Quindi questo parte immediatamente. Perfetto. Quindi IRFIS entro il 22. Con un avviso pubblico. 20, sì, ha fatto un avviso e apre tramite infocamere una raccolta di istanze di in questo senso. Una sorta di finestra che serve per accogliere le domande. Senza click day, ma in modo bravi, assolutamente. Non facciamo. Poi, quindi, 80 più 200 milioni, questi sono già stati oggetto di un accertamento finanziario con la
assegnazione. Entro l'estate saranno assolutamente pronti per consentire l'accesso al credito agevolato o addirittura il credito da parte di IRFIS mediante questi fondi. Più siamo già pronti, abbiamo firmato convenzione, accordi e tutto con BEI per altri 100 milioni di sostegno al credito. Entro l'anno riusciremo ad avere tutto? Entro l'anno, molto prima. Gli 80 partono i primi di agosto partiranno quelli di BEI, i 100 di BEI e i 200 entro l'estate. Quindi siamo a 380 milioni di euro di risorse finanziarie per agevolare il sistema delle imprese. Questo è il lavoro che si è fatto anche grazie al Parlamento, con un'interlocuzione al Parlamento molto leale in questo senso. Non ci mancherebbe. Stiamo parlando della pelle degli imprenditori. Anche se sulla BEI qualcuno ha fatto anche un po' di opposizione, qualcuno ha chiesto pure il voto segreto, ma siccome la determinazione per andare avanti è maggiore della voglia di far polemica, e noi polemica non ne facciamo, abbiamo ottenuto lo stesso obiettivo conseguendo le risorse da un'altra parte, quindi il voto segreto che aveva portato alla presunta bocciatura della misura ha fatto la fine che meritava e non ha pesato neanche. Voglio farti prendere un paio di impegni, caro Gaetano. Sono qua per questo. Ti invito, spero a nozze in questa cosa. Intanto vogliamo, perché ho ricevuto anche da parte di molti colleghi il plauso che ti destino in diretta qui per la legge sull'editoria, che finalmente, dico, c'è stata anche una bella accelerazione. IRFIS ha lavorato bene. Guarda, IRFIS, io questo lo posso dire che sono da te. IRFIS è mia, io ho una figlia che è meravigliosa, che si chiama Francesca Emma. E poi penso di avere una seconda figlia che si chiama IRFIS, non l'ho mai confessato pubblicamente, lo confesso qui da voi. Siamo nel 2011, inizio 2011. IRFIS era una società del Banco di Sicilia che, come voi sapete, era stato incorporato prima in Capitalia e poi in Unicredit. Doveva essere venduta da Unicredit una sorta di carrozzone a Banca Popolare di Vicenza. Era sostanzialmente morcio, cioè ferma, elettroencefalogramma piatto, diciamo, era tutto fermo, si doveva vendere a Banca Popolare di Vicenza e non fu venduta a Banca di Vicenza perché Banca d'Italia percepiva già che Banca Popolare di Vicenza avrebbe avuto qualche difficoltà. Io ovviamente fino a quando volevano vendere a Banca Popolare di Vicenza non potevamo dire niente. Appena ho percepito, ero assessore del governo Lombardo, detto che si fermava la macchina, immediatamente, visti i rapporti di amicizia personale con Alessandro Profumo, che al tempo era l'amministratore delegato della banca, presi l'aereo per Milano, mi ricordo una serata di piovosa. Senza dire niente a nessuno. No, d'intesa col presidente. Io non muovo. Dico senza fare. No, ma senza lo sto raccontando dopo 10 anni, quindi insomma lo posso raccontare. Presi l'aereo per Milano, andai a Milano alle 8 di sera, ci vedemmo con Alessandro Profumo, giocai molto sul fatto che, come alcuni sanno, Alessandro Profumo ha passato tanti anni a Palermo perché era figlio di un dirigente di una partecipata regionale, dai 8 ai 16 anni ha vissuto qui e quindi comunque verso la Sicilia ha un grande, a parte che Profumo è una persona in gambissima, stiamo parlando di un manager di altissimo profilo di Leonardo, di una delle più grandi imprese europee, e gli dissi: ma tu, ma per forza questa cosa si deve, perché loro volevano introitarla, cioè sostanzialmente fagocitarla, meglio ancora. Diventava un pezzo d'oro e a quel punto finiva, si chiudeva. È un'esperienza importante, è un pezzo di Sicilia industriale che vale la pena, quest'anno farà 70 anni, l'anno che viene farà 70 anni. E allora lui riflette e poi mi disse: ma guarda, ci parlo con i miei, ti do risposte qualche giorno. Dopo qualche giorno disse: si può fare, noi portiamo via la parte bancaria, voi tenete la parte finanziaria e ne fate la finanziaria regionale. Così come io avevo prospettato, avevo già un piccolo business plan su una finanziaria regionale che avrebbe potuto fare molto. Quella finanziaria regionale nacque, si chiamò IRFIS, e io volli che si chiamasse anche Fin Sicilia, cioè Finanzia la Sicilia. Durante il governo Crocetta hanno cercato di farne una banca, hanno fatto un macello, come tutto quello che hanno toccato hanno devastato. Si era ridotta, nel 2017 faceva 57 pratiche, al Crocetta Time, non ce l'ho con il povero Crocetta che non era altro che la foglia di fico di una pletora di soggettoni che si facevano quello che dovevano fare. La 57 pratiche l'anno, ora siamo oltre 7.000,
qualcosina è cambiata. Qualche zero c'è. Bene, questa figlia che io custodisco nel cuore e che oggi per la prima volta racconto nel suo legame filiale, corre, sta bene, è una, abbiamo accordi con CDP Venture, cioè con Cassa Depositi e Prestiti. Sono stato lunedì a Malta a incontrare il Ministro dell'Economia e stiamo facendo un accordo con la finanziaria di sviluppo maltese per finanziare in modo congiunto investimenti maltesi in Sicilia e investimenti siciliani a Malta. Ne abbiamo fatto una istituzione finanziaria che oggi viene riconosciuta interlocutore dell'intero sistema bancario, ha convenzioni con le banche, con Artigiancassa, ha convenzioni con le associazioni di categoria, diventato il partner dei consorzi fidi con i quali lavora insieme, è diventato un soggetto di grandissimo rilievo. Questo grazie al lavoro del management, ringrazio il presidente Gargano, il direttore generale, col lavoro di tutti, però grazie a una intuizione e di cui devo ad Alessandro Profumo un pubblico riconoscimento e al lavoro congiunto che ci ha portato. Lo ringraziamo anche noi da questa redazione, però l'impegno che volevo farti prendere, Gaetano, non so se è fattibile, però io penso di dire che tu sei capace, poi sei molto innamorato del multimediale, sei molto attaccato all'informazione locale e l'hai dimostrato con questa operazione IRFIS che ha dato sostegno un po' a tutti, anche a noi, e ci ha permesso, come vedi, anche di rifare qualche piccolo investimento, di credere ancora che in questa Sicilia si può continuare a lavorare. Ma vedi voi fate impresa, fate informazione, ma soprattutto giornali, televisioni, radio, online fanno cultura. Se noi azzeriamo la cultura siciliana che passa attraverso la storia che raccontano i nostri giornali, i nostri media, noi restiamo schiavi della compressione culturale che viene dalla Cina o dagli Stati Uniti, peggio ancora dalla Cina. Sentivo sul Radio Radicale ieri, io leggo ogni mattina i giornali tramite la rassegna stampa e Radio Radicale, sia quella nazionale che quella internazionale. Non faccio pubblicità a una televisione, a una radio che non è commerciale. Ma non è un problema, anche se fosse commerciale. Il Financial Times ieri riportava la intervista di un intellettuale cinese che diceva queste cose terribili, ma non perché cinese, ma terribili. L'Occidente ha perso la sua spinta propulsiva. La Cina deve soltanto sostituire l'Occidente incapace di pensare al futuro. Ecco perché il discorso cinese non può che essere il futuro. Vedete, io al discorso cinese che compie le nefandezze che sta facendo a Hong Kong, dove in 500 poliziotti sono entrati dentro la redazione di Apple TV, di Apple Day, questa televisione di questo operatore libero che cercava di stimolare e sostenere ancora la democrazia. Io al discorso cinese non ci credo e non ci voglio credere. Credo alla cultura occidentale che ha esportato la democrazia in tutto il mondo, che ha costruito valori sui quali si sono costruiti gli stati democratici in tutto l'emisfero nord, sud e in tutte le parti del mondo. Noi col discorso cinese, con grande rispetto alle culture, se lo tengono i cinesi, perché a noi l'autocrazia cinese non interessa. Quando diventeranno una vera democrazia e non una democrazia enunciata, potremo essere interlocutori democratici. Altrimenti, come dice bene il presidente Draghi, che sto ammirando moltissimo sulla sua politica internazionale e che chiama le cose col loro nome, chiama i leader turco e il leader cinese autocrati, certo. E noi non possiamo interloquire se non per fatti commerciali, collaborare, interloquire, ci mancherebbe a livello scientifico, ma non mettiamo tutto insieme, perché non riconosceremmo laddove non c'è democrazia. Quello che sta succedendo a Hong Kong è devastante. Io spero, strano che ne parliamo in una trasmissione siciliana, ma anche lì ci stanno giovani come quelli che magari stanno seguendo in questo momento il programma, o padri di famiglia come quelli che stanno seguendo, o madri di famiglia come quelli che stanno seguendo il programma, stanno soffrendo terribilmente per un luogo democratico e civile nel quale vivevano, che era Hong Kong, adesso sta diventando un luogo di dittatura. Però l'impegno te lo devi prendere sempre, cioè, vado nel dettaglio, voi avete stanziato 10 milioni di euro per questa legge. Per fare cultura, continuare a farvi fare cultura. Esatto, che è servito a salvarci dalla chiusura, perché questo è un dato, un anno e mezzo senza poter lavorare, chi più chi meno, diciamo, ci siamo un po' salvati. Adesso servirebbe, caro professore avvocato Armao, nostro vicepresidente, servisse
e serve urgentemente un altro finanziamento per l'editoria, per la digitalizzazione, perché purtroppo se non c'è innovazione noi possiamo raccontare tutta la cultura che vuoi. Lo splendido segnale, lo splendido segnale che lanci, no? Segnale non solo segnale culturale, anche segnale tecnologico, televisivo, perché è un segnale straordinario perché è digitale. Devo dare atto a Francesco Panasci, che è stato uno che ha avuto il digitale sempre in testa e ha guardato con grande capacità di visione e di anteprima rispetto ad altri. Sul digitale la Sicilia, quando sono arrivato a via Notar Barto 17, la sede dell'assessore dell'economia, sull'agenda digitale di circa 340 milioni si erano spesi 1,5 milioni, 1,5 milioni. Oggi siamo a 288 milioni di euro impegnati sul settore del digitale per l'infrastrutturazione, e che via cavo il digitale arrivi come arriva, lo riconosceva anche la Banca d'Italia, sul piano dell'infrastrutturazione digitale siamo molto avanti. Ora c'è da fare tanto altro, cioè c'è da dare i devices, cioè gli apparecchi, certo, alle famiglie, soprattutto alle più indigenti, c'è da dare dei voucher per consentire l'accesso più economico alla rete, c'è da portare il digitale anche nelle zone più difficili da raggiungere, penso alle isole minori, a alcune parti del centro Sicilia, alcuni paesi montani, c'è da garantire la continuità digitale nelle autostrade. Basta oggi entrare in una galleria sulla Palermo-Messina e ti cade regolarmente la linea, e quindi bisogna garantire la continuità. Ecco, questo sforzo digitale di completamento, abbiamo fatto l'infrastruttura, cioè abbiamo messo l'asfalto, ecco. Adesso bisogna mettere il guardrail, mettere i segnali, per rendere un'autostrada tale se non c'è solo l'asfalto e c'è tutto il resto, altrimenti è una distesa di asfalto. Però l'asfalto è fondamentale per fare l'autostrada, quindi questo grande passo con uno sforzo enorme di risorse, e dobbiamo dire grazie all'Europa che ha creduto a questo progetto, e poi il PNRR e l'impegno che stiamo prendendo con Bruxelles è quello di raddoppiare le risorse sul digitale. Vedete, il digitale consente alla Sicilia di fare la mossa del cavallo, cioè consente di dire alla Sicilia di dire io vivo in Sicilia e opero a Parigi, a Londra, a Madrid. Lo stesso può avvenire col cosiddetto city working, o quello che viene chiamato volgarmente, per me volgarmente, il ritorno dei cervelli. Io non penso che i cervelli hanno un cuore, diciamo, esatto, e le gambe, e un viso soprattutto di solito, quindi c'è poco da dire il ritorno dei cervelli. Tutti i siciliani che possono venire, e sono tantissimi, che tornano in Sicilia per continuare a lavorare nelle loro aziende all'estero o in altre parti d'Italia, possono e debbono avere dei vantaggi fiscali. Io la norma, il ritorno in Sicilia, così come l'ho chiamata, l'ho presentato ulteriormente per accompagnare un percorso di ritorno che è dovuto anche alle modalità modificate del lavoro, con un finanziamento e un'agevolazione fiscale che consente questo ritorno, e un servizio digitale che consente di lavorare serenamente da qualsiasi parte della Sicilia e in qualsiasi parte del mondo. Però digitale, multimedia e informazione vanno insieme, quindi in qualche modo un'altra spinta ci vuole, l'impegno che è quella proprio per... è preso, possiamo dire, per la prossima programmazione sicuramente. Benissimo, allora chiudiamo adesso, perché mi sono veramente preso molto del tuo tempo prezioso. No, però scusate, grazie a voi che mi avete ascoltato. Ma più che altro perché bisogna comunque chiarire, dare l'informazione giusta. Guarda, io penso che chi governa è sempre in deficit di spiegazioni. Sì. Quando qualcuno si arrabbia o dice qualcosa, so che in cuor mio che ha sempre ragione, perché vuol dire che non siamo stati abbastanza chiari, abbastanza umili per raccontare come stanno le cose. Anche perché sulle cose così come stanno poi ci si intende e ci si comprende. Ecco, quindi sono a vostra disposizione per dare spiegazioni, perché se ti assumi la responsabilità di governare, devi assumerti ancora di più quella di spiegare e di illustrare quello che fai. Chiudiamo con due battute velocissime. Una purtroppo ha messo in tensione molte persone sul governo, ma soprattutto su Musumeci ed Armao. È stata quella dichiarazione che ha fatto Montante, dicendo mi venivano a chiedere consigli su come governare. E questa cosa un po' io ho provato a immaginare te, Gaetano, che andavi onestamente da Montante a chiedere consigli su come governare. Guarda, non so che... una dichiarazione uscita sui giornali. Cavaliere Montante, non so che dove ha tratto questa percezione. Io, come noto, l'ho avversato pesantemente, non a caso sono stato oggetto di intrusioni nelle banche dati, dossieraggio, come è stato definito, ma non mi sono costituito parte civile, non ho deciso
di tenere queste cose, sono un uomo pubblico ormai, quindi non sono entrato, mentre quando ero un libero cittadino non ho esitato a fare esposti, denunce, non sono sentito in procura proprio in relazione alle cose che contestavo. La stessa commissione antimafia presieduta da Musumeci, durante la precedente legislatura, mi ascoltò per alcuni esposti e denunce che avevo fatto su quella gestione delle aree industriali, dei consorzi. Ebbi con l'assessore vicino a Confindustria durante il governo Lombardo anche dei confronti molto duri, ma ripeto sempre sul merito delle questioni. Quindi io nota la mia distanza dalla Confindustria che condizionava il governo. Dopodiché noi prendiamo la responsabilità di governo, il Presidente ed io. Al tempo c'era ancora Montante Presidente Confindustria. A quel punto io dovevo o dire, siccome sono in lite con questo, io con Confindustria non parlo, e non sarebbe stato un atteggiamento responsabile. L'altra cosa è quello di interloquire, ma molto lungi da me chiedere consigli su che cosa dovevo fare, anche perché credo i consigli, quando ero un libero professionista, credo facendo il mio lavoro con un certo successo, i consigli me li chiedevano e li davo a pagamento. Oggi che io vado a chiedere consigli ad altri mi fa un po' più che ridere. Bene, allora chiudiamo invece con un pensiero su questi lavoratori. Cosa possiamo dire per chiudere la puntata e dare anche loro un minimo di speranza che non è tutto finito? No, non è per niente tutto finito. E chiudiamo. Ci sono le precondizioni in termini di investimenti. Guardate, forse ancora pubblicamente questo dato non l'ho fornito. Dai calcoli che facciamo, nei prossimi 4-5 anni in Sicilia ci sarà un investimento aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dai fondi europei, dai fondi regionali. Quindi un plus di 20-25 miliardi, dipende poi alcune come saranno inverate dal PNR. Quindi tra i 20 e 25, PNR, React-EU, una serie di cose. Quindi tra i 20 e 25 miliardi aggiuntivi. È un momento che non ha precedenti, neanche il piano Marshall ha avuto un impatto tale in termini quantitativi, ovviamente parametrando le stagioni, è una stagione completamente diversa quella, una Sicilia completamente diversa, mai c'è stato tanto afflusso di risorse. Io però credo che le grandi riprese, le grandi trasformazioni passano attraverso una spinta valoriale, attraverso una convinzione, una passione, un coraggio che rilancia il futuro. Ecco, solo così la Sicilia può uscirne. Le risorse non mancano, ci vuole che i siciliani sappiano fare massa critica, come in molte parti della storia e vicende storiche hanno fatto, e otterranno il futuro che vogliono. Solo così possiamo recuperare quella prospettiva che serve ai nostri figli per non scappare dalla Sicilia e restare a lavorare, farsi una famiglia, avere un futuro come quello che devono avere tutti i siciliani. Dovevo provocarti su un'altra cosa, ma credo non sia nemmeno giusto farlo, perché un poco mi riguarderebbe. Però proprio Esther Bonafede, che tu conosci benissimo, l'altro giorno lamentava sul fatto che i nostri amministratori confidano più a prendere figure esterne per gestire, per esempio, il nostro teatro Politeama, rispetto al fatto come se non ci fossero siciliani capaci di poter fare questo lavoro. Questa cosa pesa molto, perché lo stesso amministratore che acquisisce una fiducia esterna dalla nostra Sicilia, però non è capace di vendere quella figura siciliana verso l'esterno a cui si affida. Cosa voglio dire? Se noi non riusciamo ad arrivare a Roma a gestire un teatro, un ente pubblico, un posto di sottogoverno, perché noi dobbiamo essere dominati o dobbiamo subire in qualche modo sempre? Capisco che non è una competenza diretta, ma lo il dico tuo perché pensiero... dato sono stato vicepresidente del Teatro Massimo, e anche io presi Desderi, mi ricordo insieme all'amico Diego Cammarata, chiamammo Desderi, che è stato un eccellente sovrintendente. Allora, è chiaro che la cultura non può essere parochial, come dicono gli inglesi, cioè tutta fatta... Sì, ma dobbiamo saper comprare e vendere. Saprei prendere, scegliere fior da fiore, prendere il meglio, proprio perché la cultura è circuitazione. La storia della Sicilia ha visto fare in Sicilia cultura a uomini che venivano da fuori e far diventare cultura siciliana, ecco, percezioni che erano distanti migliaia di chilometri da noi e che invece sono diventate cultura siciliana. Pensa all'arabo normanno, pensa alla letteratura, alla musica, o a Stockhausen che veniva
a dirigere in Sicilia. Bene, queste cose non le considero di per sé negative. Considero negativo, per esempio, che il mio predecessore fosse un piemonte, un toscano, no? Che nulla sapeva di Sicilia e che poi, diciamo, i risultati sono visti, no? È chiaro che gli amministratori devono essere di quel territorio, primo perché la gente li deve conoscere, devono sapere dove sta, e secondo perché devono frequentare anche dopo, e quindi avere la faccia non solo di fare quello che fai, ma anche di presentarti dopo che hai fatto quello che hai fatto. E quindi questo lo trovo deteriore, amministratori in Sicilia, però non, ma scegliere uomini di cultura, ma certamente all'altezza. Ecco, io non entro nel merito delle scelte culturali fatte dal commissario, perché non mi pertengono. So che l'amico presidente dell'assemblea è intervenuto, e questo già per me è sufficiente. Però voglio dire, ma l'uomo istituzionale, quindi voi istituzioni, quando decidete in qualche modo di, che è giusto che sia così, di far arrivare esperti, professoroni, scienziati, esperti in musica e in cultura verso la Sicilia, secondo me dovreste avere anche il dovere di poter promuovere i buoni siciliani verso il fuori. È assolutamente cosa che accade, attenzione, non è che... Ma non sempre questo. Non sempre accade, ma accade anche. Io ho avuto, quando ero al Teatro Massimo, ho avuto sovrintendenti siciliani e non siciliani. E chiaramente spingere io dove posso promuovo la Sicilia, e mi batto per questa. Ci stiamo battendo perché dei siciliani vadano al governo nazionale o a svolgere funzioni anche dirigenziali. Il nostro direttore delle finanze è diventato segretario generale di un ministero. Ecco, quindi sono cose che accadono e che fanno bene alla Sicilia, perché la Sicilia è parte d'Italia, ma non perché è parte d'Italia, perché geograficamente. Senza la Sicilia non ci sarebbe stata l'Italia, perché senza la storia siciliana, le determinazioni unitarie della nostra Sicilia, che è regione ma nazione, perché è una storia nazionale. Io oggi porto la mia cravatta con i colori siciliani non a caso. E non solo, voglio far vedere una chicca. Mi permetto, che tu l'hai fatto vedere a me a telecamere spente, vorrei far vedere i pulsini ai nostri telespettatori per quanto sono belli e quanto tu rappresenti la Sicilia. Ma me li ha regalati allora, la mia signora. Facciamoli vedere. Sono con la Trinacria. Questi, ecco, un gioielliere catanese, si chiama Fecarotta. Sono bellissimo, questo però non è solo bello esteticamente, cioè tu li porti nel polso, nel cuore della nostra Sicilia. Ma certo, e questa è una cosa bellissima che i siciliani devono sapere, che se tu non ami questa terra non puoi amministrarla. No, assolutamente no. Cioè, anzi, prima passione, amore, sentimento forte per quest'isola, per questa terra, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue contraddizioni, però la Sicilia, se non viene davvero amata, non la si può governare. E allora cuore, e ogni tanto diciamo anche all'opposizione, che in questo momento non dovrebbe esistere un'opposizione, dovrebbe esistere una cordata di parlamentari, di professionisti della politica che si mettono insieme per cercare di non far morire questa terra, con le sue aziende, le sue imprese, i suoi cittadini, non solo di malattia ma anche di economia. Quindi se non si fa squadra, facciamo squadra senza nessun tipo di problema per chi si intesta le cose. L'importante è farle. Il governo non vuole assolutamente avere la bandiera di dire noi salveremo la Sicilia. La salviamo o la salviamo tutti insieme o periremo tutti insieme. Ma non, ecco, se la gode nessuno, questo è il fatto. Se non utilizziamo al meglio i mesi che ci stanno davanti e prepariamo la ripresa, che non può essere una ripresa che si allunga per anni, o la ripresa riparte, accenna subito a entrare nel pieno, oppure la ripresa non avrà gli effetti di recupero di quel 10% di prodotto interno lordo che abbiamo perduto. Per fortuna gli indicatori nel settore del turismo, per esempio, ci stanno dando uno splendido panorama di crescita. Io prego, davvero prego, soprattutto le giovani generazioni che amano stare insieme, bere una birra insieme, andare in discoteca quando si potrà, o stare davanti a un bar. Ecco, state attenti, bisogna comunque mantenere le distanze, evitare gli assembramenti, mantenere, ecco, perché non possiamo consentire che riparta la pandemia. Ci sono tutte le condizioni perché non riparta, però grande attenzione, grande rispetto delle regole, perché piano piano a uscire ce la faremo, e su questa uscita dobbiamo innescare una veloce ripresa. Bene, Gaetano,
Ecco, grazie per essere stato con noi. Allora salutiamo, ringraziamo la nostra regia, la nostra Marianna, grazie io molto. Solo donne che stanno brava, Marianna, nella bravissima. Parte tecnica, che tra l'altro è anche una bravissima cantante, una brava musicista, so che tu sei molto innamorato della musica e con la musica se mi vuoi fare, fare stato con me, andiamo verso il nostro pianoforte e voglio concludere con te con 30 secondi di musica, se ti va, so che poi tu sei un promotore del brass group da sempre, anzi forse è quasi una tua creatura perché ti sei speso tantissimo, io voglio chiudere con un paio di accordi che ci ricordano il jazz. Vai con la sigla. È da un'ora è volata. Sembra che abbiamo detto un miliardo di cose.